Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, benvenuti ancora una volta sul mio canale. Purtroppo ho un sacco, ma davvero un sacco di cose da fare in questo periodo, tra cui anche la preparazione della cameretta per la mia figliola, e se non bastasse mi è iniziata in maniera molto assidua e insistente la fase di fisioterapia legata alla riabilitazione del tendine, della caviglia, del piede sinistro. Questa fisioterapia sta dando buoni risultati. Ho associato le due cose, la nascita della bambina per smettere di fare sport e per iniziare a fare fisioterapia. Come vi ho detto, questo periodo in cui si stacca con le gare, si stacca con gli allenamenti massacranti, si chiama fase di transizione e segna la fine della stagione del 2017 con l'inizio della stagione preparatoria in chiave 2018. Questo periodo per molti di voi inizierà a metà ottobre, per alcuni di voi invece, come il sottoscritto, è già iniziato. Che cosa si può fare in questo periodo? Beh, ve l'ho già detto in un video precedente che vi metterò qua in descrizione, anzi probabilmente sarà di qua, e vedrete insomma quello che si può fare e quello che non si può fare. C'è una cosa però a cui dobbiamo fare molta attenzione, dato che gli allenamenti o si interrompono con una fase di transizione, diciamo così, passiva. Se decidiamo invece di fare una transizione attiva, gli allenamenti non si interrompono, ma saranno di natura molto più leggera, molto blanda o addirittura di altra natura. Durante la fase di transizione è molto importante tenere sotto controllo il nostro peso corporeo, perché con l'intensità e il volume degli allenamenti sempre più ridotti è molto facile prendere peso. Come si può fare per evitare tutto questo e allo stesso tempo rilassare il nostro corpo e la nostra mente in fase transitoria? È molto semplice: o andiamo da un dietologo, da un nutrizionista, oppure ci dotiamo di un'applicazione molto carina e molto ben fatta che è MyFitnessPal. Ormai questa applicazione la conoscono tutti, è nota a chiunque faccia fitness o qualsiasi tipo di sport ed è l'ideale per tenere sotto controllo e monitorare il nostro peso corporeo. Non solo, è un'applicazione smart, in quanto una volta installata nel nostro telefonino, ed è molto semplice perché è installabile su qualsiasi device, mobile o fisso, una volta scaricata da Play Store o da Apple Store, inseriamo dentro questa applicazione tutti i nostri dati, il peso attuale, l'età, l'altezza, il tipo di attività sportiva, e in quel preciso istante MyFitnessPal andrà a calcolare il nostro fabbisogno calorico. Ovviamente MyFitnessPal può essere collegata a una costellazione di altre applicazioni come Strava, Garmin Connect, che interagiranno fra di loro sincronizzando l'attività sportiva col fabbisogno calorico calcolato da MyFitnessPal. Questo che vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo ad esempio un fabbisogno calorico a riposo di 3000 calorie e ne consumiamo 5000 andando in bicicletta, a correre, a nuotare o a fare qualsiasi altro sport, MyFitnessPal automaticamente calcola che per mantenere il vostro peso corporeo avete bisogno di altre 2000 calorie. Quindi che cosa fa MyFitnessPal? Va a sincronizzarsi con tutte le altre applicazioni come Strava e Garmin Connect ad esempio, per stilare il fabbisogno calorico giornaliero, che può essere in surplus oppure può essere in negativo. Oltre a questo, con MyFitnessPal potete andare a registrare tutti i prodotti che andrete ad assimilare, facendo semplicemente una foto sul codice a barre, senza stare ovviamente a riportare tutta la tabella nutrizionale. MyFitnessPal vi riporterà esattamente tutti i valori nutrizionali con la semplice foto del codice a barre nella vostra dieta. Ovviamente dovrete fare poi la proporzione tra grammi assimilati e calorie, ma MyFitnessPal in automatico riesce a fare tutto. In sostanza, con MyFitnessPal, oltre ad avere un diario del vostro peso, avete un diario alimentare di tutto quello che mangiate, e la cosa veramente bella è che se non trovate il vostro alimento nel database, potete inserirlo voi a mano e molti altri utenti sicuramente vi ringrazieranno. Ma cosa molto importante è che MyFitnessPal tiene conto del vostro fabbisogno calorico giornaliero e lo confronta con l'attività sportiva che avete fatto. Come dicevo prima, se avete consumato molto cercherà di farvi mangiare molto di più a pranzo o a cena, se avete consumato poco state sicuri che MyFitnessPal vi indicherà che dovrete infatti mangiare poco per sostenere il vostro livello di peso. Oltre a tutto questo, MyFitnessPal è in grado di tenere conto della frazione percentuale dei vostri macronutrienti in relazione alla vostra dieta. Questo che vuol dire? Vuol dire che sarà in grado di dirvi in quale percentuale avete assimilato grassi, proteine e carboidrati. Insomma ragazzi, MyFitnessPal è un aiuto fondamentale durante tutta la stagione
di triathlon, ciclismo, nuoto, corsa o quello che è. Ma soprattutto in questa fase transitoria in cui il peso va tenuto sotto controllo, MyFitness Pal è un aiuto veramente imprescindibile. Bene ragazzi, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, vi lascio il link anche di CarboFlow, se qualcuno di voi non lo conosce, ho fatto una video recensione sul mio canale qualche tempo fa, soprattutto per i ciclisti e per chi fa sport di endurance, è un grande prodotto. Ve lo lascio qua sotto in descrizione. Comunque ragazzi, per oggi direi che è tutto, fatemi sapere se conoscete, se non l'avete conosciuta o se volete dei consigli su MyFitnessPal, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!